Vicini ai cittadini, vicini soprattutto alle fasce più bisognose che non possono più essere lasciate sole e relegate ai margini. Così il candidato sindaco della coalizione civica Domenico Pettinari in una conferenza stampa nel suo comitato. Dall'ultima rilevazione effettuata dall'Istat prosegue, si evince che in Abruzzo il tasso di rischio di povertà calcolato sul totale della popolazione nel 2022 è pari al 29,6%. Maggiore del dato nazionale, rimasto stabile al 20,1%. Sì, oggi presentiamo il punto del programma che parla di sociale associazionismo. E noi abbiamo voluto scrivere un programma concertandolo con tutti i comparti della nostra società, e in questo punto io mi onoro di avere la dottoressa Rossella Di Meco, che è una mia candidata ma anche esperta delle politiche sociali, con la quale abbiamo approfondito i temi che guardano ai minori, guardano agli anziani, guardano alla disabilità, ma soprattutto agli ultimi indifesi, a coloro che hanno problemi seri e che purtroppo in questa città negli anni non sono stati presi in cura. Rossella Di Meco, già funzionaria delle politiche sociali della Regione Abruzzo. Un programma molto importante ed articolato, si propone di non lasciare indietro nessuno, di mettere la persona al centro, di fornire servizi adeguati a ciascun utente, abitante della città di Pescara, a iniziare dalle famiglie, i giovani, i minori, gli adolescenti, le persone anziane, le persone malate, quindi servizi costruiti sulla persona.